questo maiale, un riagrumi, non sa di niente. È immangiabile la piadina. Te posso dire, è più largo, una foto è più snello. Però gli ingredienti ci stanno tutti. Non te prendi antipasto, non te pir dolce, devi questo sta a posto per le prossime 8 ore. Io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Ciao, siamo a Roma, credo si veda anche un po' dai graffiti, dalla street art, da un po' di degrado qua per terra, dall'erba che viene ripulita da qualche mese, la fanghiglia e il nasone dietro di me, la fontanella per eccellenza che ci soddisfa ogni estate. Oggi continuiamo la serie iniziata qualche mese fa, perché l'avete gradita particolarmente. Vi avevo chiesto di lasciarmi un commentino, con scritto sponsorizzatino. Qualora aveste voluto vedere un secondo episodio, ne avete lasciati penso più di un centinaio, quindi grande partecipazione, così come mi piace a me. Serie che consiste nel provare i posti che mi sono usciti sponsorizzati nelle storie su Instagram a me, quindi targettizzati in base al mio profilo, ai miei interessi. Chiaramente è un profilo verticalizzato sul food, quindi fondamentalmente mi vengono consigliati contenuti a tema cibo, la maggior parte delle volte piazzati su Roma, perché io vivo a Roma. Ti lascio il primo episodio se lo vuoi recuperare qui. Abbiamo provato 3 posti di cui solo uno mi ha soddisfatto appieno. Vedi anche un po' in che modo vuole piazzarsi un po' un locale sui social, quindi sponsorizzarsi seguendo quelle che sono le politiche del social stesso. Su Instagram, targettizzato, fascia d'età, posizionamento, secondo me è molto interessante, no? I soliti che chiamano i food blogger, capito? Lì, oggi ti consiglio di provare questo posto dove potrai assaggiare un aperitivo indimenticabile. E poi è indimenticabile nel senso che magari ti manda in bagno per 2 settimane. Comunque, guardiamo il primo posto che ho trovato. Siamo in zona Centocelle, regà. Mister Tabù, sponsorizzato. Oggi ti direi che non ci limitiamo ai panini, nel senso che la maggior parte del cibo che ho screenshottato sono cibi da sporto, perché preferisco, come sai, prendere e portare via per sentirmi anche un po' più libera di esprimere la mia opinione, non sentire la pressione di chi lavora nel posto che ti guarda lì da lontano. Quindi sappiamo, oggi sono in giro con la Dacia Sandero, tra l'altro ti vorrei far vedere, guarda che meraviglia questa cinta fatta col copertone della bicicletta, da vera poraccia. Ma che ne sai della moda? Dovrebbe essere, da quanto vedo, un messicano, che non ho mai provato in zona Centocelle, nonostante sia una zona che conosco abbastanza bene e bazzico anche piuttosto spesso, perché ce l'ho particolarmente a cuore. Il fulcro del format è anche provare ciò che io vedo in foto, se riesco, anche per valutare se queste foto poi rappresentano il prodotto che mi vai a proporre, perché è sempre facile rendere le foto particolarmente appetitose, soprattutto da parte degli esercenti. Regà, preso. Il format è una sorta di componi il tuo poké. Non me l'aspettavo, perché credevo fosse un ristorante. Invece vai lì, hai tutti gli ingredienti nelle teche e te lo compongono sul momento in base a quello che vuoi. Ho cercato di prendere ciò che ho visto in foto. Te lo dico dopo quanto ho speso, prima mangiavo. No, no, il mio quanto ho speso. Il mio quanto ho speso. È caduto tutto. Quanto è comodo girare i video così, che mi sanno già pezzare le ascelle. Guarda, tutte pezzate queste ascelle. Troppo un casino. Tagossini morbidi, potevi scegliere tra morbidi e, diciamo, un po' più formato patatina crunchy. Li ho presi morbidi perché nella foto erano morbidi. Ho cercato di farli riempire esattamente con gli stessi ingredienti che ho visto nella sponsorizzata. Si presenta così il tacos. Tortillas ovviamente industrialissima, morbida, la sento, me l'ha scaldata sulla piastra, ma me l'ha scaldata molto poco. Riso bianco, riso basmati, maiale agli agrumi, quello che vedevi in foto sulla sponsorizzata, pico de gallo tipico messicano in teoria, e un po' di guacamole e di cipolla crunchy. Anche questa sembra nei cipolle crunchy che si vendono dalla Lidl, mi è capitato una volta ad acquistarla, lo ammetto. La piadina ovviamente è praticamente cruda, nel senso, qualità degli ingredienti bassa, molti esaltatori di sapidità, quindi questi gusti molto incisivi, speziati, tanto sale, quindi in qualche modo comunque te lo appaga il palato, ma poi se vai pian piano ad assaggiare, regà, non ti arriva nulla di particolarmente buono. Sto maiale, gli agrumi, non sa di niente, sento solo la nota di agrume che dà un po' più di acidità, ma la piadina è immangiabile la piadina. La chewing gum.
personale molto gentile, eh? Lei è stata veramente gentilissima. Ne ho fatto fa pure un altro, diverso da quello che abbiamo visto nella sponsorizzata. Ho fatto mettere i fagioli rossi, questa insalata iceberg che, vabbè, se la vede un messicano si contorcono gli occhi perché non la usano in queste cose. I fagioli, ovviamente, anche questi, tipici fagioli da barattolo. Salsa ranch, quasi amara. Vabbè, raga, non è un franchise, non so se ha più di una sede a Roma, ma siamo quasi sul livello di Billy Tacos, che è piazzato in molte città, magari ti è capitato di provarlo da qualche parte. In foto era così comunque. Tre tacos morbidi mi sono costati la bellezza di 7 euro, decisamente troppo, per me non valgono questo prezzo. Me vuoi di inflazione, sono aumentati tutti i costi, è aumentato il costo della benzina, sono aumentate le bollette, è aumentato il gas, è aumentato tutto, però la qualità per 7 euro, piadina cruda, che non sa di niente, il maiale sfilacciato, che te posso dire, non sa di niente manco quello per quanto mi riguarda, non li avrei assolutamente pagati 7 euro. Ci spostiamo al prossimo? Tocca prendere la macchina. Per quanto riguarda i messicani a Roma, siamo pieni di posti che promettono di mantenere la tradizione messicana, ma sono tutt'altro che messicani. Se vuoi andare a un buon messicano, ci ho fatto un video un annetto e mezzo fa, quando mi seguivano molte poche persone, e la Lapegno, che non mi sta a pagare, però sono messicani veri. No, perché è importante, qua mettiamo tanto i teschi del Messico, i tavolini colorati per rimembrare un minimo il Messico, poi vai a mangiare e che te mangi? L'equivalente di un McDonald's o di un Burger King messicano che non c'ha niente di messicano. Dai. Ci spostiamo al prossimo, che è questo bel paninazzo che dista esattamente 13 minuti di macchina, pregando Dio di riuscire a trovare il parcheggio. Guarda chi c'è lì! Ma quello è il meglio! Sempre presente, infallibile, sempre lì, sempre lì. Quel meglio è un po' vecchiotto però, è da ripassare, se te posso dire, se me posso permettere, sto grondando. Vediamo chi è che si ricorda sta canzone di un'epoca fa. Praticamente io ero una grande fan dei Black Eyed Peas, raga. Erano un po' trescioni, però ai tempi 2003, 2004, 2005 non mi vende niente, perché devo sempre stare attenta che adesso mi viene a chiedere se devo comprare. Io non devo comprare, non devo comprare niente. Sono sempre stata una grande fan, perché proprio stilisticamente c'avevano un mood, un flow, una roba. Mi mettevo là davanti a MTV. Ma ti ricordi All Music? Ti ricordi All Music quando trasmettevano interviste di quelli di cui non me ne fregava niente, in discoteca, che dicevano se avevano rimorchiato, quanti anni c'avevano, cosa facevano una vita? Ma quelli là, mo, ma che staranno a fa'? Ma tu sei mai domandato che staranno a fa'? Quelli da generazione a cavallo tra i fini degli anni 90 e pre anni 90 si ricorderanno bene. Se sei più piccolo sarei a dire, ma questa che sta di? Ne sta a sparare come sempre Dante. Poi c'era il cavallo. Piccola premessa su sto posto, l'ho provato 3 anni fa e me lo ricordo buono. Una qualità medio-alta, dei prezzi fattibili se saranno alzati. Speriamo abbia mantenuto quella qualità che ricordo di aver provato. Prendiamo questo hamburger sponsorizzato, Franz Burger. Vado, preso il panino della foto. È il panino più costoso, raga. Porca miseria, avevo idea di bene, un panino un po' più economico. Mi sono partiti, guarda quanto mi sono partiti. 16 euro di panino. Ammazza, per pagarlo 16 euro deve essere un panino bello ciotto, eh. Ma infatti era doppio tutto. Doppio hamburger, doppio cheddar, doppio bacon, doppio doppio. Me l'hanno incartato nella carta stagnola e poi in un ulteriore... Raga, enorme. Mi ha detto, guarda, te lo metto nella stagnola e poi te lo metto nella cosa. Va bene, adesso capisco perché. Perché le confezioni che usano non sono fatte per sopportare un tale panino. C'è una faccia meravigliosa, raga. Guarda che bel pane. La cosa bella è che ti puoi scegliere il pane. Pane ai cereali, pane arabo, pane classico. Ho optato per il pane classico perché dalla foto era classico. È un mostro. Ho paura ad addentarlo. Madonna, guarda con della carne. Ma quanti grammi di carne so? Da quant'è il patty? Raga. Mi ha chiesto la cottura della carne e io ho detto media. Io, a me piace media in genere. Beh, te posso dire, è più largo, una foto è più snello. Però gli ingredienti ci stanno tutti. Andiamolo un po' a dissezionare un pochino. Bacon doppio, cheddar doppio,
La carne ovviamente non è smesciata come gli smash burger, è fatta alla piastra. Sul momento il pane sembra bello, si è un po' imbevuto sotto dei succhi della carne, come vedi. Non so se rende dal video, però è un po' troppo ammollato qua. Tipo Bari con i panzerotti, tipo la limonata a coscia aperte a Napoli. Madonna quanto scrocchia il bacon, è buonissimo. La qualità della carne è ottima. 16 euro. Non te prendi antipasto, non te pir dolce, devi questo sta a posto per le prossime 8 ore. Buonissimo. La carne è rimasta molto succosa internamente. Gli ingredienti sono pochi ma molto semplici, riesci a percepirli tutti ad ogni morso. C'è la cipolletta che mi piace, c'è il pomodoro, la componente fresca dell'insalata. Il bacon, un signor bacon, molto spesso. Buonissimo, non me lo ricordavo bene. Guarda che spettacolo sta cipolla caramellata. Queste sono le cipolle caramellate, raga. Shrek sarebbe fiero. Troppo buono, ce la posso fare. Vedi, si può trovare del cibo di qualità nella sezione degli sponsorizzati di Instagram. Pure il pane è buono, devo fare. Ci spostiamo al prossimo. So schiuma. Per questo io non indosso mai le magliette a maniche corte, che poi mi si vede la pezzata. Però è normale sudare, ragazzi, normalizziamolo, a me non me ne frega niente. Farina si chiama, regà. Quanto so? 7 km. Se devo sbrigare perché mi chiude tra un'ora e un quarto e devo trovare un parcheggio, che ogni volta è interna all'otto sta questione del parcheggio, regà. Sono arrivata in zona Tiburtina, sto a Grondà. Ho dovuto parcheggiare dall'altra parte di Roma. Però potrebbe essere anche interessante, non lo so. Il posto è questo. Farina, sponsorizzato. Qua non so che cos'è, Pagnottello Veggie Good. Non ho idea di cosa faccia questo posto. Sembra una sorta di pane pizza ripieno. Però sono incuriosita, se te posso dire. Proseguiamo. Mi stavo a sentire in macchina i Velvet. Non so se ti ricordi, no? Ho un po' presa dalla nostalgia. A un certo punto mi sono proprio immedesimata nella canzone. Io soffro lo stress. Io soffro lo stress perché per trovare parcheggio in questa zona è stata una delle cose più stressanti del mondo. Sto godendo della brezza per far respirare finalmente le mie ascelle. Ci vuole un ventilatore diretto, regà, diretto sulle ascelle, se no non me posso riacchiappare. Allora, simil pizza però fatta a pagnottella, quindi c'è l'impasto della pizza che cuoce nel forno a legna, ho visto c'è nel forno a legna, quindi tutto fatto sul momento e farcito sul momento. Che odore di menta che mi è arrivato. Questo è il pagnottello che mi sono fatta dividere. Questo è l'impasto della pizza, si vede, è chiaro, è lampante. Allora, apriamo una piccola parentesi. Volevo prendere quello che c'era nella foto, quindi ho detto, ma ce l'hai quello? In maniera super paracula, quello con le zucchine grigliate. Facciamo la foto davanti a me. Quello con le zucchine grigliate. Ah no, quello fa parte del vecchio menù. Però se vuoi l'alternativa sempre vegana, c'è il vegano. E che c'ha? C'ha le zucchine grigliate, la patata sfragnata, quello, quella. Vabbè, allora dammi il vegano. 10 euro. Sono tipo 4 sedi a Roma, questa è la storica, la prima che ha aperto. Io non l'ho capito se mi aveva riconosciuto, regà. Perché mi ha detto, no, ti ho già visto. Io, boh, sì, ma che fai video? Ma sì, mi capita. Coleslaw, patata schiacciata, peperoni e zucchine grigliate. Le zucchine sono quelle ciotte, non mi piacciono tanto a me queste zucchinone ciotte così. Vediamo. Le verdure sono sott'olio, le zucchine sono sott'olio, infatti sta colando l'olio. L'impasto funziona alla perfezione per quanto mi riguarda. È fatto sul momento, io ho visto il tipo che mo sta a impastare. Chiaramente il condimento, ho preso un pagnottello vegano, quindi tanto un po' l'esigenza di una proteina animale, però ho voluto prendere la cosa più simile rispetto alla foto che avevo visto su internet. La zucchina sott'olio non mi piace. Il resto, la croccantezza, la patata, tutto quanto, la patata è sempre buona, raga. Per me è un concept che funziona. Certo, 10 euro per qualche verdura mi sembra un po' troppo. Non so a livello di idratazione come stanno messi, perché non sembra neanche troppo lievitato. Dovrebbe essere 72 ore di lievitazione. Allora, sai qual è il discorso? Non mi ha deluso, mi è piaciuto molto l'impasto, però comunque ti sto pagando 10 euro e il pagnottello con un po' di coleslaw, di cavolo rosso, non è neanche mista. Non particolarmente entusiasmante come coleslaw, quelle zucchine comunque sott'olio sono zucchine, non credo a grande distribuzione, non vorrei dirti una cavolata. Quantomeno posso soffermarmi sotto il punto di vista del gusto. Sono zucchine facilmente sostituibili,
quanto me te costa un po' di verdura, una patata, una mezza patata schiacciata? 10 euro, sì, non lo so. Peccato, magari gli altri ne valgono più la pena, non lo so, non l'ho visto il menù, sono andata proprio diretta. Tra l'altro, questa è come si presentava sulla sponsorizzata che mi è apparsa, ovviamente non è lo stesso, è una cosa molto simile perché è sempre vegano. Io direi che possiamo prendere la Dacia Sandero, che qua, come sempre, le mie chiavi con il laccetto del Merio mi accompagnano e cambiamo zona. Chiudiamo con l'ultimo posto, che si trova al Pigneto, quindi 5, 6... 7 km. Raga, per il prossimo posto io ho deciso di integrarlo in questo video dei locali sponsorizzati solo per una ragione. Che fai, non lo provi? Il maritozzo criminale. Ma criminale per Franchinello, per criminale? Criminale per Franchinello? Io c'ho un po' paura perché l'ultima esperienza che ebbi con i maritozzi salati, magari i più storici del canale se lo ricorderanno, non fu proprio delle migliori. Tra l'altro maritozzi salati provati con Pratt e Franchino nel lontano 2022. Scatenarmi nei, manco di concentrazione. Sì, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Chissà che fine hanno fatto i Velvet. Però mi ricordo, da piccola vedevo sto video, mi ricordo sta pavimentazione blu squadrata. Ero una grande amante dei video musicali, cioè passavo proprio le ore. Ma ti ricordi i tempi dei Top of the Pops sulla Rai? Mamma mia! Raga, finivo di pranzare, io sono sempre stata un'appassionata di musica in tutte le sue sfaccettature. Finivo di pranzare il sabato e sapevo che poi iniziava Top of the Pops, c'avevo un fomento, guarda, una cosa proprio. Ero la bimba più felice del mondo. Che tempi, bello, mi sento pure un po' vecchia se te posso dire, però vabbè, tra un mesetto, poco più del mesetto 25, se tutto va bene. Arrivati al Pigneto, trova parcheggio in questa zona è problematico. Giulia, te stai sempre a lamentare del parcheggio? Vieni a vivere a Roma, vieni a vivere a Roma e spostati in macchina e poi mi fai sapere. Mozzichi preta por te, prendiamo questo maritozzo salato criminale. Raga, ho preso il maritozzello, mo troviamo un posticino dove sederci. Sta zona siamo già stati in passato un annetto e mezzo fa per girare un video che non andò particolarmente bene a livello di esperienza gastronomica. Eventualmente te lo lascio qui, trovai tipo un pelo dentro una patata. Sai come si chiama questa a casa mia? Un pelo? Un pelo? Questo è un pelo? Una cosa brutta, raga. Però è piena di street art, guarda quanti Merio. Ermerio qua, Ermerio là. Dopo ti faccio vedere un easter egg, che magari non mi seguivi ai tempi. C'è un Merio speciale, ma davvero speciale. Questa è l'area pedonale del Pigneto. Io ti direi che mi poggio pure con lo zainetto qua, metto bella comoda per una volta. Ho preso questo maritozzo salato, era il più vicino rispetto a quello che ho visto in foto. Non hanno dei nomi veri e propri, però dovrebbe essere con polpette alla matriciana, nel senso che il sugo è alla matriciana. Ci sono tre polpette dentro, è abbastanza grande, molto pesante. Non è male a livello di aspetto, ricorda ovviamente un po' un panino all'olio, ma... non puoi fare l'impasto del maritozzo se devi condirmelo con elementi salati. Sta cosa mi è costata 6,50 euro, regà. Come ricordo quando facemmo il video ormai quasi un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, a Trastevere, di quei maritozzi salati pluripremiati, plurirecensiti da vari food blogger all'epoca. Quanto l'hai pagato? Tu devo dire più forte. 10 euro, 11 euro? 9. 9, 9 euro, una crocchetta. Però mi stai facendo del male. 8 euro di maritozzo? Airbite. Un bite. Prima d'assaggiare, ti premetto che il panino ce l'aveva già pronto, me l'ha semplicemente tagliato e ha scaldato gli alimenti. Ho visto che ha tirato fuori delle ciotole con già del sugo, poi le ha messe a scaldare nelle padelle, quindi ha detto giusto il tempo che te lo preparo, mi ha scaldato tutto, mi ha scaldato le polpette, mi ha scaldato il sughetto in questo pentolino e poi me l'ha farcito e guarnito sul momento. Allora, polpette alla matriciana. Dov'è il guanciale? Dov'è il gusto di amatriciana? Amatriciana perché sopra c'è il pecorino? Perché non è amatriciana. Non ho beccato neanche un pezzo di guanciale. Oh, guarda, qua c'è un pezzettino di guanciale. Un accenno. Allora, il macinato delle polpette è estremamente magro.
anche troppo magro. La parte più interessante è proprio il pecorino, la sapidità del pecorino. Il pane, perché è un pane, è un panino all'olio, è un buon panino all'olio, è un panino all'olio però, un'ottima lievitazione, non si presenta male il pane, però sì. Mo' che mi è capitato il pezzettino del guanciale, mi è arrivato un concetto di amatriciana. Non è un posto in cui andrei a mangiare per scelta, non è neanche quella sorta di trappola a tira turisti che fu il Maritozzo assaggiato a Trastevere con Pratt e Franchino. Sai qual è il discorso? Questi concept per me non hanno molto senso di esistere, queste rivisitazioni di piatti tradizionali salati, perché alla fine non ti inventi niente di nuovo. Cosa, qual è la differenza tra prendere una fetta di pane casereccio e bagnarlo a un sugo di polpette? Perché dovrei comprarmi un Maritozzo salato, quindi morbido, con altre componenti morbide e umide, quindi sugo umido, polpetta morbida, tutto molto morbido. Non prendo un pezzo di pane di Altamura, se sta in Puglia, o un pane un po' più croccante, e bagnarlo a un sugo di polpette fatto in casa. A me sembra tanto quel genere di posto che vuole cavalcare delle mode, rendere tutto sempre un po' molto instagrammabile, come abbiamo visto in passato per i poke di pasta, come abbiamo visto in passato per le patate ripiene. Questi format che ormai sono all'ordine del giorno. Ogni giorno ne sbuca uno, regà. Abbiamo visti pure a Torino. Basta, per me basta. Ragazzuoli, si conclude qui questo secondo episodio dei posti sponsorizzati su Instagram. Stavolta anche abbiamo scoperto, riscoperto nel mio caso, perché avevo già provato questo posto che abbiamo visto prima, dei panini qualche anno fa, dei posti interessanti e altri che, per quanto mi riguarda, non sono minimamente all'altezza. Chi dice che magari in futuro non potremo continuare questo format in altre città? Milano, non lo so, dove mi capita di girà, quando mi capita di girà. Fammi sapere se vuoi un terzo episodio in qualche altra parte dell'Italia. Lasciami un commentino con scritto Maritozzino. Possiamo avviarci? Prima di avviarci ti devo far vedere l'easter egg d'eccellenza. Al Pigneto c'è il Merio. Guardalo, ammiralo. Questo è il Merio Shrek. Super limited edition, da ripassare Merio, già te l'ho detto. Dobbiamo fare qualcosa per questo Shrek, perché è l'unico che c'è, così. Grazie, vado. Sto schiumando.